Cosa stiamo osservando adesso? Una curiosità nella controfacciata dell'Aula dei Fedeli, qualcosa che pochi sanno. L'artista che si è occupato della frescatura della controfacciata è Simone Peterzano, che magari al grande pubblico non dice nulla, ma il suo allievo sicuramente sì. Fu il maestro di Michelangelo Merisi, cioè di Caravaggio. E all'interno di questa opera noi riusciamo a capire che Simone Peterzano era inserito in un contesto di intellettuali, sempre nella seconda metà del 1500, che rilegge il classico. Guardate ad esempio all'interno di questa raffigurazione del ritorno del figlio al prodigo, come sono importanti le architetture. Le architetture su, in quella specie di loggiato e di colonnato che ricorda alcune opere di Piero della Francesca, un contesto spaziale simile a quello degli inizi del Rinascimento. E poi i personaggi che si animano di gesti, di movimenti, di dialogo muto, quindi non verbale ma gestuale, che indica apertura, chiusura, movimento, dinamismo. È come se la prospettiva in questo senso non venisse solo data dalla prospettiva centrale o dalla prospettiva data dai chiaroscuri, ma dai gesti, da mani viste di scorcio, come quella del padre che sembra quasi fuoriuscire dalla parete per riaccogliere suo figlio. I movimenti dei personaggi, il loro chinarsi gli uni verso gli altri, il guardarsi le labbra dischiuse, sono tutte un lascito leonardesco, sono tutte un lascito di quello che sono gli studi di Leonardo di anatomia, di quello che è una cultura rinascimentale che mette l'uomo al centro di ogni disquisizione. Quindi l'uomo è fondamentale, quindi anche la scelta di questo tipo di racconto evangelico e di parabola mette il perdono, mette la vicinanza, il contatto al centro di queste dispute, non solo religiose ma soprattutto artistiche in questo caso. E poi vivacizzare la scena, renderla popolare, esattamente come facevano anche Luini e altri artisti a lui contemporanei, quindi l'inserimento di alcuni animali, di personaggi del quotidiano, come si vede nel piano di mezzo tra il primo piano e lo sfondo. Una scena vivace, una scena animata, e una scena che doveva coinvolgere l'animo e l'occhio dello spettatore.